Benvenuti alla 68esima puntata di Pillole a Montecitorio. Teniamo insieme in realtà dal periodo della ripresa dopo la pausa estiva fino a questa settimana, nel senso che nella settimana precedente c'è stata sostanzialmente una coda di attività parlamentare giovedì e venerdì con la discussione generale su alcuni provvedimenti che c'è stata giovedì pomeriggio e poi con le interpellanze che si sono invece svolte come di consueto il venerdì mattina 5. Quindi parliamo dal 4 settembre al 12 settembre. La discussione generale del giovedì 4 è stata quella sul decreto missioni e poi c'è stata la discussione generale sulle mozioni sulla partecipazione italiana al programma di realizzazione e acquisto degli aerei cosiddetti F-35. E quindi la discussione generale delle mozioni sulle iniziative nell'ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea per la tutela dei diritti degli animali. L'ultima discussione generale fatta giovedì 4 settembre è quella relativa alle mozioni sulle iniziative per la riforma dei criteri di formazione del bilancio comunitario, con particolare riferimento al meccanismo del cosiddetto sconto inglese. Venerdì, come vi ho detto, il 5, come di consueto, le interpellanze urgenti e poi abbiamo ripreso lunedì 8 settembre con le interpellanze, le interrogazioni e nella invece giornata di martedì abbiamo aperto con alle 15 con l'informativa urgente del Ministro dell'Interno Alfano sul terrorismo internazionale di matrice religiosa e poi abbiamo votato le pregiudiziali di costituzionalità al cosiddetto decreto Stadi. Quindi si è passati al seguito del decreto che riguarda le missioni, che però ha visto la richiesta di rinvio in commissione affinché le commissioni di merito potessero acquisire i pareri che sono stati formulati attraverso emendamenti della commissione bilancio. Quindi mercoledì abbiamo ripreso attività parlamentare con una decisione dei presidenti di Camera e Senato, recependo un invito del Presidente della Repubblica di convocare sostanzialmente ad oltranza il Parlamento in seduta comune per raggiungere l'obiettivo di eleggere i due membri della consulta della Corte Costituzionale e i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Operazione che si è dimostrata abbastanza complessa, sono stati parecchi scrutini sia nella giornata di mercoledì sia nella quale comunque è stato salvaguardato il question time sia poi nella mattinata di giovedì. Purtroppo però non è stato possibile ottenere che non l'elezione alla fine soltanto di tre membri del CSM, nella fattispecie Legnini, Fanfani e Leone, i primi due del Partito Democratico indicati dal Partito Democratico, il secondo indicato dal Nuovo Centrodestra, e rimane ancora in piedi e senza soluzione l'elezione dei due membri della Corte Costituzionale e di quelli restanti del CSM. Questione che sarà riaffrontata lunedì della prossima settimana, che sarà una settimana peraltro molto intensa sia per la Camera che per il Senato, con molti provvedimenti all'ordine del giorno, e quindi si vedrà se lunedì si riesce a sbloccare questa situazione. Per quanto riguarda venerdì 12 settembre, invece, come di consueto, vi è stato l'appuntamento con le interpellanze urgenti. Con questo è tutto, vi auguro un buon fine settimana e ovviamente la prossima settimana, che tra l'altro dovrà vedere il Presidente del Consiglio sia la Camera che il Senato illustrare il programma dei cosiddetti 1000 giorni, tra gli altri appuntamenti. Ovviamente ve ne darò informazione la settimana prossima. Arrivederci a tutti.